questo nuovo video. Visto che mi avevate chiesto che cosa c'è dentro al mio cassone, oggi ve lo faccio vedere. Iniziamo. Adesso non è pieno, non è allestito per la gara, ma quando prima di andare in gara appunto lo sistemo per bene, metto la sella, la tastiera e le cose che servono per andare in gara. Normalmente lo tengo così. Allora, qua ci sono delle mie carte, bellissime. Poi apriamo il cassetto e ho dei peli da mettere sulla capezza. Ho uno spray che è il sapone per la sella e il cuoio, che lo uso per pulire la sella e gli stivali. Poi ho una maschera morbida per le mosche, può stare anche in box con questa perché è molto morbida. Poi ho un gel per i tendini per farli rinfrescare e lo metto dopo che ha fatto la gara. Poi ho dei guanti in lattice che servono sempre, delle ciappe per le imboccature, poi una spazzolina un po' dura per pulire i sottosella, le fasce da riposo e le fasce, delle rosette un po' distrutte, due numerini per il numero di tastiera che danno in gara. Poi un paio di speroni a goccia, una cuffietta bianca, poi degli elastici bianchi per fargli le treccine e i codini, un'altra coccarda, una spazzolina più morbida per il muso, poi degli integratori, sono normalissimi integratori, solo perché Patti è il primo anno che è qua in Italia e quindi per non farlo stancare e per dargli un po' più di energia gli diamo degli integratori. Poi degli zuccherini per premiare il vostro pony o cavallo, Patti li adora. E poi un pettinino per fargli le treccine e i codini, poi un fiocco per i capelli per quando faccio le gare a stile. E il cassetto l'abbiamo finito e allora passiamo a questa parte qua, perché adesso la vedete vuota ma quando vado in gara la riempio. Allora, qua ho due cuffiette, una bianca e una blu per il sistema della Majors. Poi qua dentro ho le stinchiere da gara delle Quick, adesso sono un po' sporche ma di solito sono pulite. Poi ho una stecca per asciugarlo quando gli faccio la doccia, poi due frustini ma non li uso quasi mai, delle spugnette per pulire questa qua gli oggetti e questo è il muso di Patti, mi raccomando non mischiate mai le spugne. Poi passiamo a questa parte, un appoggia tastiere, un sacchetto con tutti gli straccetti, gli straccetti li uso un po' per tutto, per pulirgli il muso, per fargli la doccia, un sacco di robe. Poi ho una tenda da mettergli davanti al box quando è in gara e il sottosella da gara, e l'uptight è una creta e serve per i tendini. Ma le cose non sono finite e adesso ve le faccio vedere altre, andiamo. Un sacco di robe. Adesso iniziamo subito.
Allora, qua ho una testiera che non uso quasi mai, però quando magari cambio imboccatura uso questa. Poi un pettorale, non molto tutto. Poi una testiera, che uso questa qua con patti, con un filetto spezzato in tre, le rosette, è una testiera normalissima. E poi il ventaglio da attaccare al pettorale. Una cuffietta grigia. Poi in questo spazio dove ci sono tutte le selle c'è anche la mia sella, ed è quella nera, quella col cuore grigio, ma adesso non la tiro fuori. Poi l'agnellino blu, bellissimo. Il sottosella grigio con la cuffietta. E poi sotto pancia. In questa parte non ho molte robe, ho solamente una lunghina e degli speroni. Poi qua ci sono i miei stivali. I miei stivali con alcuni speroni. Poi in questo ripiano ho una spugna per spugnare pasta dopo gli allenamenti, le stinchiere da casa, sempre delle Quick, poi le mie robe per pulire la sella, il grasso, il villate per gli zoccoli, dei guanti, il cap da casa, molto distrutto, poi la fascia da rispetto, la uso sempre, poi la capezza da gara, poi un pettorale, però questo qua non lo uso perché è troppo grande per tutti, quindi non posso usarlo. Poi delle imboccature, visto che io avendo fatto ben 4 cuori ho molte imboccature, infatti ho un'imboccatura, una persona normale a 2 anelli, poi un centauro che usavo quest'inverno con Pat perché andava troppo veloce, quindi non riuscivo a tenerlo. Poi un Pessoa a 3 anelli e poi un filetto d'oliva. Poi ho un altro sottosella di Tele Silvia e adesso lo uso qualche volta in allenamento. E poi ho una cuffietta che sta bene con il sottosella. Siccome domani è la gara, le mie amiche mi aiuteranno a preparare il cassone, vero? Ma adesso prepariamo il cassone. Assistente numero 3! Silvia, se tirassimo fuori tutto e rimettessimo dentro tutto, sta pronta. Nel cassone, allora, le spatole non me le porto. Ah. Cioè, che? Non ci penso di fuori. Nel tappiedi, poi lo shushin. Allora, a me le spazzole mi servono. La striglia, quella verde della tramarina, me la presterà, vero? Verde e viola, croce. Ma non è viola? Oh, daltonica! Oh! Allora, la sì, ma la fuori bene, questa non si sa mai. Così poi rimetti. Questo non si sa mai. Una toccocarda delle siepi cervia, non si fa mai. Hai schizzato il ma perché lei è lo devi mettere la mamma dell'orza. Sì, io lo metto nella capezza. Nell'astuccio e nel cassone, basta. Poi camera mia sembra che si esploda una bomba. Sì, il suo astuccio è ogni colore al suo posto. Dai! Vediamo come sono. Ah, c'è ballina! Aspetta.
microfoni. Guarda questi tipi sulla cartolina come ti guardano. Cosa? Te la metto davanti alla cosa, ma guarda che le sporchi tutte. Allora, guarda Silvia. Allora metti dentro il cartolino. Metti quale cartolina con sopra il tipo. E che il cavetto vuoi per prenderlo? No, non metterla lì, si cade, poi si rompe, poi si muore. Mettilo qua, vedi. Poi fai il reparto medicine barra niente. Madonna che odore di quel coso. Ma è fortissimo. È tipo tutto il dentifricio che userò nella mia vita. Mi stanno sistemando il esatto. Stiamo cercando di ottimizzare lo spazio perché non ci sta il cassetto. Quindi dobbiamo fare spazio per le spazzole dentro il cassetto. Ma guarda se... No, perché... Madonna, si rompe. Allora le medicine le mettiamo dentro qua. Ma no, qua, c'è lo spazio più piccolo. Mettile qua, Oddio, ci mi stiamo... state rompendo il cassetto. No, non ci stiamo rompendo il cassetto, lo stiamo riordinando. Io ho paura. No, il numero è perfetto. Guardate che ordine. Aspetta. Nantarata. Nantarata. Manca questo lattapiedi. Non è mio. È mio, quindi abbine molto. Guarda. Ma io non lo uso mai. Mettilo. Pulisci i piedi del pony. Ma io non lo uso. La striglia ce l'hai già te. Così che. Che ordine. È bellissimo. Ora dobbiamo riordinare. No, aspetta. Questo quanto cosa ti serve? No, mettilo. No. Si chiama Piero. È tuo portafortuna. Io ho un guanto di lattice usato a Cervia ed è il mio portafortuna. Ora dobbiamo sistemare l'interno perché è partito quel punto. Secondo me perderò un sacco di robe. L'ordine si può perdere. L'ordine non è di casa. Le cuffiette. Domani io donerei 1 euro per metterle tutte qua dentro. Oh, brava, che bella idea. Ma ne... Vabbè, è troppo di confusione. Ok, allora ti metto qua. Mettili qua dentro. Gli straccetti, no, voi non capite. Non capite la cultura. Non capite la cultura. Gli straccetti non vanno. Vanno messi qua dentro? No. Gli straccetti si piegano in modo molto... E si mettono uno di fianco all'altro, così poi sono bellissimi. Esatto, così poi fanno tutta la striscia colorata. Andiamo avanti a pulire la roba. Redini. Guarda che squadra per preparare un cassone. Che squadra, oh, per preparare un cassone. Non è sempre così però. Eh beh, quando ci siamo tutti dobbiamo preparare ognuno. Devono aiutare. Isa, dimmi. Tutti i calzini. La Isabelle si sta ingegnando per come... Per far stare tutto. Aiutami a passare. Andiamo avanti con il cassone. Allora, loro cosa stanno facendo? Ah, mi stanno svuotando tutto il cassone. E vabbè, stiamo svuotando tutto il cassone perché me lo stanno riordinando. E poi niente. Allora, mancano ancora le selle, le testiere, cioè la sella, la testiera, le sottopancia, la sottosella, agnellino, fascia di rispetto, capezza, sinchiere e basta. Allora mi manca da pulire la testiera, poi ho finito tutto. Allora vi spiego le mie assistenti. Guarda, assistente I, assistente M, assistente L, A, G. Se volete qualcuno che vi ordina il cassone o l'astuccio, perché c'è qua Isabel Greco che cerca lavoro. Cerca lavoro. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale, guardate altri video. Ciao!